grazie agli intervenuti, insomma, la ricorda per la regione, il quale vedere il male hanno fatto delle risoluzioni politiche e tecniche che ci aperte, insomma, nella mente su alcune questioni. Però vorrei tornare ad un oggi della questione, cioè oggi noi abbiamo all'ordine del giorno proposta iniziativa popolare di Chiusa con la provincia di Parma e sulla qualcosa mi dà l'impressione che ne abbiamo parlato pochissimo, a parte la illustrazione del proponente Mino Pezzo, e gli argomenti sostanzialmente sono stati toccati solamente da Lucia Piozzo, perché gli altri sono venuti un po' più vago, nascondendosi un po' sulla questione politica, eccetera. Io credo che le motivazioni di questa petizione popolare sono delle motivazioni sulle quali, secondo me, sarebbe da discutere, ma da discutere in maniera molto più approfondita rispetto alla discussione che abbiamo fatto finora. Anche per capire le ragioni dei proponenti, far capire i proponenti le ragioni di chi ovviamente non è d'accordo, perché onestamente io devo dire Pino che su quello che scrivi non è che sia sostanzialmente d'accordo, però vorrei essere in grado di dire che non sono d'accordo su questo o per questo, non sono d'accordo su questo e poi aprire ovviamente un dibattito. Cosa che oggi, abbiamo cominciato alle 5, sono già alle 19, si è toccato poco. Quello che ancora mi lascia perplesso sono le convocazioni delle prossime commissioni che faremo, mi sembra che ce ne sia una programmata per il giorno 10 di settembre e una successiva l'11 settembre, quali ordini del giorno sono sostanzialmente città metropolitana, nuove opportunità per i servizi integrati, e la seconda, città metropolitana, possibilità comune per imprese aziende. Quindi in buona sostanza andiamo a discutere, cioè mi dà l'impressione che sia già un'indicazione della maggioranza, perlomeno del Presidente, il quale concentrerà la discussione sui vantaggi e gli svantaggi che ci sono nella città metropolitana, senza capire eventualmente soluzioni alternative. Cosa potrebbero comportare per la nostra città? Io credo che questo non vada bene. Non va bene perché limita la discussione dei consiglieri, limita ovviamente anche la proposta fatta con questa petizione popolare e ci mette in una condizione in cui dovremmo discutere solamente e unicamente l'adesione alla città metropolitana. Per carità, ne potremmo dire in corte di crude sull'adesione o non adesione, su Padova, piuttosto che Rovigo, piuttosto che Treviso, però io credo che per fare un ragionamento serio dovevamo vedere la discussione nel suo insieme di proposte, cosa il Presidente che purtroppo non ha avuto. Ovvio che poi in sede di Consiglio Comunale faremo una discussione che dovremmo fare. Fermo restando che i tempi imposti alla legge sono talmente stretti che molto probabilmente impediranno di consultare anche la città, perché io sarei dell'idea di sentire i nostri cittadini cosa ne pensano, magari anche con un referendum se possibile fare, cosa ne pensano della volontà ormai dichiarata da parte di questa maggioranza di aderire alla città metropolitana al 100% della popolazione. Un'ultima cosa, io sono uscito a fumare, non so se il sindaco è intervenuto sulla questione, però sarebbe opportuno, secondo me, che anche il sindaco dicesse qualcosa a riguardo di questo importante passaggio che dovremmo fare in termini relativamente medi. Grazie.